L'ora esatta è offerta da... Il nostro desiderio più grande, la felicità dei clienti. Cascina la Presidenta, vendita diretta carni di qualità. Con passione alleviamo il bestiame nell'azienda di famiglia, mentre nei nostri laboratori esperti macellai preparano tutti i tipi di carne. Cascina la Presidenta, per riscoprire profumi e sapori, piatti pronti, tipicità, eccellenze e tante specialità come gli agnolotti fatti con antica ricetta. Cascina la Presidenta, vendita diretta carni in Valle San Bartolomeo ad Alessandria. E per le vostre grigliate, salamini, salsicce e tanto altro di nostra produzione. Ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori e dunque salvo il governo regionale guidato da Sergio Chiamparino, il TAR del Piemonte ha respinto gran parte dei ricorsi presentati da Patrizia Borgarello, ammettendo con riserva solo quello contro la lista provinciale delle PD di Torino. Andiamo avanti, il nostro mandato non è in discussione, ha spiegato Chiamparino nella conferenza stampa che ha subito convocato ieri sera. Per noi c'era Carla Ruffino. La legittimità formale della mia candidatura e quindi della mia elezione non è messa in dubbio. E dal momento che la legittimità politica è stata riconosciuta da tutti, a cominciare dagli stessi avversari politici, mi pare che da questo punto di vista non vi sia dubbio alcuno sul fatto che il sottoscritto e questa amministrazione continua nell'esercitare il mandato che ha ricevuto da 1.050.000 circa piemontesi. Così Sergio Chiamparino, subito dopo il verdetto del TAR del Piemonte che, respingendo gran parte dei ricorsi presentati dall'ex consigliera leghista Patrizia Borgarello, ha salvato la legislatura regionale. I giudici amministrativi hanno infatti dichiarato inammissibili le contestazioni nei confronti della lista provinciale del PD di Cuneo, di quella torinese Chiamparino per il Piemonte e del listino maggioritario collegato al candidato presidente. Il motivo? Anche sottraendo le firme irregolari, le liste in questione restano in piedi ugualmente. È stato invece ammesso con riserva il ricorso contro la lista provinciale del PD di Torino. Se ne discuterà in un'udienza fissata il 29 ottobre, ma il giudizio resta sospeso fino all'esito della querela di falso, chiamata a verificare l'entità delle firme dubbie. I tempi in questo caso sono decisamente lunghi, vanno dai 2 ai 4 anni, trascorsi i quali, se la giustizia dovesse dar ragione a Borgarello, la lista e i suoi eletti cadrebbero. L'attenzione quindi si sposta ora sugli 8 consiglieri democratici di Torino che restano sulla graticola, tra cui il segretario regionale e il capogruppo del partito Davide Gariglio, il numero 1 di Palazzo Lascaris Mauro Laus, l'assessora Gianna Pentenero e i consiglieri Nino Boeti, Andrea Appiano, Raffaele Gallo, Elvio Rostagno e Daniele Valle. Anche dovendo fare a meno di loro però, sottolinea Chiamparino, la maggioranza resterebbe solida. Certo esiste un problema politico e il Presidente non lo nega. È chiaro che il PD di Torino segnala dei problemi che il PD nella sua autonomia, e per quel che riguarda io se sono utile sono anche disposto a dare una mano, dovrà mettere, diciamo, governare e gestire in un modo tale da consentirci di corrispondere al mandato elettorale, perché a questo punto, ripeto, da qualsiasi parte la si prende, che ne dicano i grillini, cioè il nostro mandato è legittimamente, dal punto di vista della legittimità formale, anche negli scenari peggiori che riguardano l'unica questione aperta, e della legittimità politica, pieno, e quindi sarebbe un atto di tradimento nei confronti dei piemontesi se noi dovessimo prendere altre decisioni. Riunione a Roma con il ministro delle infrastrutture Delrio e i sindaci interessati al Terzo Valico. Si attende l'arrivo di un commissario, intanto l'ARPA promuove i lavori della grande opera. Enrico Maria. È imminente la nomina del commissario straordinario per il Terzo Valico, il profilo atto ad interfacciarsi con le realtà locali e in più la disponibilità a confrontarsi sulle possibilità occupazionali, il nodo della logistica e le opere di accompagnamento. Questi i risultati della riunione tenutasi ieri a Roma con i sindaci del territorio per affrontare le diverse richieste relative all'opera.
Ed intanto, spostando l'attenzione su altri argomenti, sempre inerenti all'intervento, è stata pubblicata sul sito dell'ARPA Piemonte la relazione sullo stato dell'ambiente regionale, da cui risulta come il Terzo Valico rispetti i limiti previsti. L'Osservatorio Ambientale dell'Opera, infatti, nel corso del 2015 ha attivato una convenzione tra ARPA Piemonte, RFI e COCIV per la tutela degli aspetti ambientali dell'infrastruttura e i risultati ottenuti rispondono, visionando il documento, agli obiettivi di tutela dei lavoratori e della salvaguardia dell'ambiente. Nello specifico, nel periodo compreso tra marzo 2014 e maggio 2015, l'ARPA Piemonte ha svolto 40 campagne di controllo sulla qualità dell'aria in termini di concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse per litro d'aria in prossimità della finestra della Castagnola nel comune di Fraconalto e della finestra della Vallemme nel comune di Voltaggio. I risultati pubblicati dimostrano che i valori conseguiti risultano inferiori a quelli di riferimento assunti per le grandi opere da ARPA Piemonte. Mise in salvo i passeggeri di un bus in fiamme e fu licenziato. Per il giudice del lavoro il provvedimento è legittimo, sua la colpa dell'incendio. Ci racconta tutto Emma Camagna. Era stato soprannominato l'autista eroe perché il pomeriggio del 18 luglio 2014 sulla salita della Colla tra Alessandria e Valenza aveva messo in salvo 27 passeggeri di un bus dell'ATM incendiatosi. L'azienda però prima lo aveva sospeso, poi licenziato, contestandogli di non avere chiamato direttamente i vigili del fuoco, facendolo fare dal centralino ATM, e soprattutto di non aver spento le luci del bus, non disattivando, come diretta conseguenza, l'impianto elettrico. L'uomo, Alessandro Gabriele, aveva ricorso contro il drastico provvedimento, ma il giudice del lavoro ha ora sentenziato che il licenziamento è legittimo. L'incendio l'ha provocato l'autista non staccando l'impianto elettrico antincendio di guisa che il fumo si è trasformato in fiamme. La sentenza è immediatamente esecutiva, Gabriele però può fare appello. Dice Massimo Grattarolla, legale dell'ATM, che l'autista invece di disattivare l'impianto elettrico si mise a fotografare il bus. All'indomani dell'incidente, che non causò alcun ferito, solo l'autista finì in ospedale dopo l'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri, avendo respirato fumi e polvere, i colleghi di Gabriele dissero che l'uomo si era comportato con grande senso civico, pensando soprattutto a mettere in salvo i passeggeri e a portare il bus in un punto non pericoloso per gli automobilisti che stavano arrivando e con l'estintore cercò di limitare i danni. Le organizzazioni sindacali dal canto loro fecero sapere che l'episodio non era un fatto isolato, ma aveva scoperchiato una situazione delicata e difficile per problemi relativi alla carenza di sicurezza dei mezzi e per il mancato rispetto delle norme dei turni nel servizio ATM. Iniettarono polvere d'oro per farsi pagare di più lo scarto di lavorazione, tentata truffa di Taorafa Valenzana da parte di due milanesi. Un attimo, dovrebbe partire. Altro che polvere di stelle, era polvere e basta, anzi cenere truccata d'oro. E così i milanesi, Antonio Basta ed Edoardo Cirincio, sono sotto processo per aver tentato di truffare la ditta Orafa Valenzana Luigi Coppo. In che modo? Il 2 marzo 2010 si presentarono in quella ditta proponendo la vendita di due sacchi di cenere con scarti di lavorazione da cui estrarre oro e argento da reimpiegare poi una volta purificati. Si dissero disponibili a farne analizzare un campione per calcolare la percentuale di materiale prezioso. Mentre l'addetto a tale incombenza era voltato di spalle, uno dei due, con una mossa repentina, aggiunse quantitativi d'oro ed argento tali da far ritenere che tutto il carico avesse una concentrazione di polvere preziosa con l'obiettivo di farsi pagare da 8 a 10 volte più del dovuto rispetto alla quotazione di mercato. Ci fossero riusciti, se ne sarebbero andati con 144.000 euro in più rispetto al valore della merce consegnata.
ma la telecamera interna aveva filmato la mossa e i due furono denunciati. Il PM Stefano Matarazzo ha proposto la condanna di entrambi, 8 mesi per Basta, 6 per Cirincio, sentenza il 1 ottobre. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato per rissa aggravata 2 romeni, un loro amico e altri 2 giovani connazionali, quali nei pressi di un bar al quartiere Cristo di Alessandria, dopo una futile discussione, sono passati dalle parole ai fatti. Una discussione che in poco tempo è degenerata in una vera e propria rissa, durante la quale sono comparsi anche un bastone di ferro e un coltello di genere proibito. Uno dei partecipanti è dovuto ricorrere ai sanitari del pronto soccorso per lesioni guaribili in 7 giorni. A carico del quintetto romeno è scattata la denuncia per rissa aggravata. Si è svolto nel salone della Camera di Commercio di Alessandria un convegno organizzato dalla Confcommercio Imprese per l'Italia sul tema il retail del futuro, scenari e trend. Al dibattito sul futuro del commercio e dei negozi nell'era di internet sono intervenuti esperti del mercato e del settore politiche per lo sviluppo. Per il presidente dell'ASCOM Luigi Boano, il retail nell'era digitale è una sfida per il futuro. Il servizio di Franco Capone. Organizzato dall'ASCOM di Alessandria, si è svolto nel Salone della Camera di Commercio, situato in via Bocchiere d'Alessandria, un convegno con larga partecipazione di commercianti, autorità pubblici e amministratori, dove si è parlato del futuro del commercio su internet. L'associazione Confcommercio, da anni guidata da Luigi Boano, intende mantenere il passo con le innovazioni per essere vicina al consumatore sempre più attento e più partecipe alle esperienze d'acquisto e ad una tecnologia che corre veloce e nello stesso tempo va rincorsa. Per questi motivi l'ASCOM Confcommercio della provincia di Alessandria ha organizzato un dibattito sul tema innovativo il retail del futuro, scenari e tendenze. Dopo il saluto alle autorità presenti al convegno di Fabio Fulvio, responsabile del settore politico per lo sviluppo Confcommercio Imprese per l'Italia, si è aperto il dibattito tecnico al quale sono intervenuti Fabrizio Valente sul tema retail, uno sguardo rivolto al futuro, Marco Andolfi che ha affrontato il delicato problema del cambiamento del cliente e del negozio, ed infine sulle tematiche di eBay per le imprese e le opportunità del commercio elettronico Michele Simone. Presidente Boano, rimanere a passo con i tempi è davvero una sfida? È la sfida dell'ASCOM di Alessandria, ma credo che sia la sfida di tutti i commercianti, perché io credo che in questo momento qui non è più la sfida tra bottega e bottega, tra territorio e territorio, tra piccola e grande distribuzione, ma ormai è una sfida tra chi usa la tecnologia nuova, le nuove tecnologie ICT, oppure quello che è la vendita tradizionale. Noi vogliamo rimanere al passo con i tempi, noi vogliamo far sì che tutti i nostri soci, tutti i nostri commercianti abbiano la possibilità di mettersi in gioco in questo momento così difficile, così critico per tutti. Beh, il commercio deve essere vitale, il commercio deve prendere delle responsabilità, il commercio si deve rinnovare. Ecco Presidente, questo vuol dire guardare con molta attenzione al futuro. Guardare con molta attenzione al futuro, ma guardare il futuro con molto ottimismo, perché il commercio comunque, tecnologie e non tecnologie, è fatto di persone, è fatto di idee, è fatto di cura verso chi ci viene nei nostri negozi a comprare. Cambiamo argomento, fastidiosi inquilini in via Oberdan ad Alessandria, scopriamo di cosa si tratta nei 3 minuti con di Maurizio Silvestri. Allora, 3 minuti dedicati ad Alessandria, precisamente in via Oberdan. Abbiamo avuto una chiamata da queste signore qui che abitano qui al numero 50 e mi dicono la nostra situazione è molto molto grave a causa dei topi. Sì, io abito qua al primo piano e di fianco al mio balcone c'è un appartamento che è chiuso. Io sono qua da 1 anno e mezzo, è chiuso, non c'è nessuno e ci sono i topi. È un macello quel balcone, quindi anche perché bisognerebbe fare qualcosa. Certo, anche perché vedo che ci sono dei ragazzi, quindi esatto, dei giovani. Ragazzini, tanti. E quindi anche loro vedono questa immagine. Per forza, certo.
Allora andiamo, seguiamo con la telecamera questo percorso, andiamo vicino al, diciamo, questo balcone dove ci sono i topi. Vieni. Grazie alla signora, ci ha fatto venire qui sullo stesso piano. Ecco, vedete, questo è il poggiolo, diciamo, di una casa che è da un anno che è abbandonata, però vedete già per terra gli escrementi di topo, ce ne sono tantissimi, e la signora che è davanti a noi ci indica proprio il laterale di questo poggiolo. Ecco, vedete, adesso lei ci dice che dove c'è tutti quei cartoni dietro abbiamo i topi. Ci siamo spostati di angolazione, vedete che sul piano della finestra hanno messo loro da privatamente, hanno messo queste esche per i topi, tanto che i topi non riescono a entrare e arrivare poi durante il pianerottolo. E dietro questi cartoni, dove qui è stato veramente tutto abbandonato, anche questo mobile, ho visto che ci sono degli alimenti magari deteriorati dentro, ebbene per i topi è la loro casa questa. Ecco, adesso Fabrizio ve li inquadra bene, vedete qui sono state messe tutte queste esche proprio per non impedire, per impedire ai topi di passare qua e andare negli appartamenti. Voi di questa situazione avete avvertito, avete parlato con qualcuno, qualche responsabile? Ci siamo andati a chiedere un attimino che potessero fare qualcosa, la risposta è stata vediamo cosa possiamo fare, contattiamo l'inquilino, ma non vi garantiamo niente. Ma infatti non è successo nulla. Quindi vediamo cosa possiamo fare, quando ve l'hanno detto? Ma io sono andata una ventina di giorni fa, ma era già andata anche l'altra ragazza forse più di un mese fa. Con documentazione e tutto a far vedere? Ma no, no. L'avete detto così a voi? Sì. E noi adesso l'abbiamo documentato. Abbiamo detto che comunque è chiuso questo alloggio da tempo. Quindi non c'è nessuno, l'inquilina a chi si rivolgerebbero? Non lo so. Perché ormai è abbandonato lì. L'ho visto, io sarà un anno e mezzo che sono qua, l'ho vista l'anno scorso, è stata qua una ventina di giorni, poi è andata via una signora anziana, ma so che ha dei figli, insomma. Sì, qualcuno allora potrebbe venire almeno a pulire. Allora, adesso la TC, oltre ad aver avuto la loro segnalazione, ha avuto anche le immagini, perché queste sono immagini riprese proprio dal posto, quindi cerchiamo di venirne a uno o avvertire qualcuno. Grazie per la vostra segnalazione. Andrò di nuovo alla TC a sollecitare, però più di questo che posso fare? Certo. Spero che non mi entrino in casa i topi. Assolutamente. E con voi ci vediamo ai prossimi tre minuti. Cosa volete fare? Così. Ciao. Cambiamo ancora una volta argomento, un'esposizione dedicata ai paesaggi piemontesi del Monferrato e al rilancio dei suoi pregiati vini. Di questo ci parla Bruno Mattana. L'Enoteca regionale di Ovada del Monferrato, ospitata nelle ampie blasonate cantine di Palazzo Delfino, sede del Comune, con la nuova dirigenza capeggiata dal neo sindaco di Cappeneto e con un nuovo staff operativo che si distingue decisamente anche per la verde età, sta bruciando tappe e studiando iniziative originali per rilanciare ad alto livello i blasonati vini del territorio, tra i quali spiccano il Dolcetto DOC e l'Ovada di OCG. Lo fa naturalmente anche con la gastronomia d'eccellenza, non dimenticando però iniziative originali e apprezzate di contorno che, pur essendo strettamente legate al vino, escono un po' dai binari, come immagini e scatti fotografici per lanciare il vino. E ciò è possibile se si ha la fortuna di avere a disposizione un fotografo di alto blasone come Gianni Armano, che è alessandrino, che all'Enoteca in questi giorni ha allestito e l'ha presentato in una conferenza stampa una mostra dedicata ai paesaggi piemontesi del Monferrato in anteprima. Le foto sono autentiche dichiarazioni d'amore, dicono all'Enoteca, per i nostri paesaggi, in grado di guidare i visitatori in un percorso di riscoperta di un territorio dal fascino inatteso. Tra questi paesaggi c'è e prolifera anche la vite, che origina la vendemmia, le botti e le cantine, e crea anche un paesaggio fascinoso e spettacolare. Il bello è che la maggior parte di questi scatti preziosi hanno avuto il pregio di essere pubblicati su Vogue, perché Armano è uno speciale animatore fotografico della prestigiosa rivista nota nel mondo. Inoltre, sempre presso l'Enoteca di Ovada, si è tenuta l'altra sera una straordinaria e apprezzata sessione di degustazione dei vini del territorio per la guida dei vini 2016 dell'Espresso, organizzata con la particolare partecipazione del Consorzio di Tutela dell'Ovada di OCG. Infine le Miss. L'altra sera sono state elette Miss Dolcetto d'Ovada, Miss Ovada di OCG e Miss Barbera del Monferrato, in vista del concorso nazionale Reginetta d'Italia, con finale nazionale a settembre in una nota località. La storia d'amore tra la bella Rosina e il conte d'Almaviva ha animato una calda serata d'estate a Pozzolo Formigaro. Stiamo parlando della celebre opera Il Barbiere di Siviglia, messa in scena, come sentirete, a fin di bene. Alessandra Dallacà.
E questa serata è stata organizzata per poter mandare un ragazzo di Pozzuoli in vacanza. Fare del bene fa bene, prima di tutto a chi lo fa. Con questo spirito il Lions Club di Pozzolo Formigaro ha dato vita ad una serata evento che ha avuto come suggestiva location la Piazza del Castello. In scena l'opera buffa in due atti di Gioachino Rossini, il barbiere di Siviglia. L'operetta ha avuto come protagonisti i cantanti della compagnia Opera in Castello, accompagnati dai solisti dell'Orchestra Classica di Alessandria. Prima dell'esecuzione, i responsabili del Lions locale, operativi sul territorio da 4 anni, hanno spiegato la finalità della manifestazione, organizzata con la collaborazione del Comune di Pozzolo e della Proloco Pozzolese. Il ricavato della serata è stato utilizzato per poter mandare in vacanza un giovane disabile, un'esperienza già messa in atto in passato, con grandi consensi da parte della popolazione. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tra poco la pagina sportiva dedicata al 70° anniversario del raduno Madonnina dei Centauri, che per 3 giorni vedrà Castellazzo e Alessandria al centro europeo degli appassionati delle due ruote. Gli organizzatori sperano di raggiungere un nuovo primato, quello delle presenze. Ce ne parlerà Franco Capone, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci.